continua l'evoluzione della serie N di Nokia, con i suoi candy bar che iniziano col 7, dopo l'N73 arriva ora l'N78 in Italia. Siete su cellularemagazine.it e io sono Emilio Vignapiano. Vediamo il nuovo smartphone di Nokia. Come potete vedere, la luce posta all'interno del joypad bippa per indicare che siamo sotto copertura di rete. Disattiviamo il blocco tasti. E partiamo subito dalle caratteristiche tecniche di questo quadribanda con connettività GSM, GPRS, Edge, UMTS e HSDPA. Fotocamera frontale per la videochiamata, sensore di luce per decidere l'illuminazione dello schermo ma anche dei tasti. Lo schermo ha la classica risoluzione di 240x320 pixel con 16.000 colori, molto luminoso e leggibile in buone condizioni di luce. Con luce diretta delle volte non è tanto efficiente. Nella parte sotto lo schermo è completamente integrato tutto il corpo, spuntano solo i tasti e il joypad a 5 direzioni. Purtroppo dobbiamo dire solo che è una scelta bella a livello visivo a chi piace, ma a livello tecnico è veramente poco efficiente. I tasti sono scomodissimi da utilizzare, completamente attaccati, quindi più di una volta ci è capitato di confondere tra l'1 e il 2 o l'8 e il 9 e sono anche molto scomodi da utilizzare i tasti del menu, del cancel e per prendere o chiudere una chiamata. L'unico tasto comodo da utilizzare è quello del menu a tab, che come potete vedere scorre anche con la funzione di scroll sul joypad, che non solo è un joypad classico a 5 direzioni, quindi destra, sinistra, sopra, sotto e tasto funzione, ma funziona anche con a sfioramento. Questo è molto comodo per sfogliare le canzoni, per sfogliare le immagini, le fotografie, ma non sempre c'è il ritorno che si vuole perché va settata la velocità, va settate le informazioni. A bordo di questo smartphone troviamo il Feature Pack 2 e si può notare subito dal nuovo Task Manager, che non è più nella parte verticale ma nella parte orizzontale, e da alcune nuove applicazioni installate a bordo. Avete visto il GPS perché tra le funzionalità di questo modello troviamo anche la GPS per la connettività con i satelliti, quindi sarà possibile utilizzarlo come navigatore satellitare senza doversi appoggiare ad applicazioni esterne, a Bluetooth, al modulo Bluetooth esterno. La memoria interna è di 70 MB espandibili con schede di memoria microSD alloggiate nella parte sinistra. Nella confezione ne troviamo una da 2 GB, ma fino ad 8 GB non abbiamo avuto alcun problema. Sullo stesso lato troviamo anche la porta per lo slot micro USB per sincronizzarlo col PC. Purtroppo il caricabatterie è sempre il classico Nokia alloggiato nella parte sinistra, un po' scomodo da utilizzare, infatti il telefono una volta che si mette a caricare o con i caricabatterie da tavolo perché sarà in questa posizione. Casse stereo poste nei due lati opposti, l'audio è molto buono. Bilanciere del volume e tasto per la fotocamera principale che è alloggiata nella parte posteriore. Purtroppo è ancora da 3,2 megapixel come nel modello precedente, sempre l'anti-car Zeiss,
il LED flash, non flash all'oxinium, però bisogna dire che funziona molto molto meglio rispetto a quella che abbiamo provato nel primo modello di N95. Nokia ha fatto un piccolo miracolo e la risoluzione, nonostante sia inferiore, è molto più efficiente nei colori, è molto più efficiente nei bianchi ed è molto molto più reale. Nella parte superiore tasto di accensione e spegnimento e jack da 3,5 mm per utilizzare non solo le cuffie ma anche il cavo per collegare il telefonino al monitor o al televisore di casa e sfogliare le immagini. Non manca la radio FM, troviamo a bordo anche la possibilità di collegare questo cellulare con la radio e utilizzarlo come fonte per MP3. Purtroppo in Italia questa cosa non sarebbe legale, visto che non ci possono essere altre fonti radio non autorizzate dallo Stato. E provandolo abbiamo anche riscontrato che non è molto facile da utilizzare perché alcune macchine sono schermate all'interno, quindi di per sé non permettono di captare all'interno dell'abitacolo le onde radio. Il prezzo di vendita è di 419 euro, troviamo un po' alto per un prodotto che è poco efficiente nella tastiera ed è fatto per un target molto giovane, i quali spediscono sempre SMS, MMS e chattano anche dal cellulare, ed è quindi decisamente alto per questo tipo di prodotto. Per cellularemagazine.it, Emilio Vignapiano con il Nokia N78.